Romualdi, quest'anno dobbiamo dare l'abbondino d'oro all'amministratore delegato di Multi, perché tu pensa che ha fatto una proposta così valida, non nell'interesse dell'azienda, nell'interesse dei Comaschi, così valida che la giunta Landrescini ha detto: Otto, guarda che bella proposta, questa proprio l'accetto. Allora, il tema è molto complicato, poi vi do alcuni elementi, però riflettete attentamente sul fatto che tra pochi giorni avremmo avuto la sentenza da parte del giudice. A pochi giorni dalla sentenza Multi rilancia chiedendo se vogliamo ritirare la causa. Ma secondo voi Multi fa gli interessi del comune di Como o quelli della mega azienda che è? Gli avvocati di Multi fanno gli interessi di Rapinese, Landrescini e tutti gli altri o fanno gli interessi di chi da qui a poche ore sarebbe stato martellato dal giudice? Allora, il centrodestra, pur di togliersi la remota possibilità di essere condannati, anche perché se condannati il giorno dopo qualcuno andava a bussare a chi aveva sbagliato, magari a chi aveva sbagliato con la bonifica, e sto parlando del centro-sinistra, magari chi aveva sbagliato nelle procedure, sto parlando del centrodestra. Un bel condono, pari e patta, accettiamo una propostaccia, tant'è che senza negoziazione. Tu sei stato molto critico su questa proposta. Ma certo, perché proposta. Allora il problema, il diavolo si nasconde nei dettagli, e qui la proposta dice: loro cosa vendono alla città? Vendono il fatto, finalmente, se poi tutto dovesse andare bene, e io li ho già visti esultare molte volte questi signori, mi ricordo benissimo che li vedevo esultare con i fuochi d'artificio in questa zona, quindi ci pensino bene prima di esultare nuovamente. Cos'è che stavano dicendo prima della domanda? Perché ho votato contro? Perché ieri semplicemente si doveva stabilire quanto dovessimo chiedere a Multi, visto che ci ha fatto una proposta transattiva, per lasciarli andare. Abbiamo bonificato l'area, siamo stati presi in giro 10 anni, dovevamo avere più di 30 milioni di opere di urbanizzazione, eccetera. Questi se ne vanno via lasciando che cosa? 450 mila euro sul tavolo. E dicono i nostri amministratori che hanno accettato, e ce l'ha detto il parere legale pro veritate dei nostri legali. Primo, i nostri legali sono una parte in causa e non sono un soggetto terzo affidabile. Dopodiché, se io fossi un avvocato e riuscissi a transare invece di arrivare al giudizio e perdere, probabilmente sarei più felice. Ma sono gli stessi avvocati, giusto per capirci un po', che hanno chiesto a noi di rescindere, a nostra volta, di chiedere la rescissione del contratto preliminare in essere, e di conseguenza hanno fatto sì che il giudice ci dicesse, gli stessi avvocati che per Butti sono là, che il giudice dicesse: non mi faccio toccare la fideiussione che altrimenti avremmo potuto escutere. Facciamola semplice, perché sennò per i cittadini diventa complesso. Secondo voi è credibile che Multi abbia fatto gli interessi di Como, oppure che Landrescini, per portare a casa una vittoria, l'ha portato a casa la vittoria di Pirro? Ecco, domani e nel detto prossimo... giusto per capirci ancora. E adesso la procedura sarà passare dai competenti organi, vedere che quindi vabbè, comunque sia, disastro del centrodestra aver fatto partire questa cosa, e a mio giudizio, e sono lieto di aver votato contro, questo accordo è pure peggio del preliminare che diede il via a tutti, e non è un caso che sia sempre il centrodestra a metterci lo zampino. Chiaro? Sì, Marco? Sì, è decisamente chiaro. Dico, okay. Nelle prossime ore viene a trovarci anche l'assessore Butti. Cosa... Sì. Marco Butti, cosa ti senti di dire? Hai già detto molto. Hai già detto praticamente tutto. C'è qualcosa semplicemente, che... da dove nasce il 450.000 euro? Okay. Perché domani, perché noi praticamente abbiamo incassato la fideiussione, incassato il deposito cauzionale, che non era nostro, era un deposito sul contratto, ho detto: teniamo 450 e ce ne andiamo perché ce l'hanno proposto loro. Io, quando faccio i conti a casa mia, faccio 3x4, 12, se mi rimane 10, se ho 10 da spendere, so che ho 2 in tasca. Se devo accettare una transazione, perché abbiamo transato a questa cifra? È questo il dettaglio che chiedevo, al quale Butti non ha mai risposto. Quindi ecco, tu vorresti chiedere perché avete chiuso a così poco? Perché avete chiuso a così poco? Ma 6 milioni, ma vieni a vederla, sta bonifica ci è costata oltre 6 milioni. Beh, oddio, adesso la Ticosa è in condizioni un po', come dire, boschive, diciamo. No, certo, non lasciamoci nemmeno impressionare dal verde, che in questo caso non è il vero problema. No. Il vero problema è che ai cittadini comaschi sono spariti di tasca 6 milioni solo per la bonifica, 30 milioni di opere, e questi qua arrivano e dico: senti, mi buttano sul tavolo 2 euro perché in relazione all'affare è la mancetta, noi ce ne andiamo, tu cosa dici? E quello che a me dispiace è che i miei amministratori, invece che tirargli una salassata e martellarli, o quantomeno in una negoziazione vuoi rilanciare,
vuoi rilanciare? Gli dicono sì sì va bene perché vogliono fare i gradassi di fronte alla città, abbiamo chiuso un problema. Ma come l'avete chiuso? Cioè se mia moglie arriva a casa e mi dice ciao, perché dobbiamo vendere l'automobile, mi dice Ale guarda abbiamo venduto l'automobile, come sono contenta, ho detto sì bene a quanto? A un euro se valeva 20.000, capisci che non c'è da festeggiare. Cioè loro l'unico che posso dire chiaro, è stato chiaro. Chiaro, va bene, chiaro. Basta. Grazie. A te Marco. Grazie. Ciao, ciao.